di Rutigliano Giancarzio, quindi Giancarzio di Rutigliano, nato a Bari il 15 agosto del 73, imprenditore nel settore farmaceutico, sposato e un figlio, impegnato fortemente in attività sociali, nell'azione cattolica, nei temi ambientali, dove ha mostrato appunto una grande padronanza di temi. Quindi due candidati, io penso che è il meglio che questa coalizione potesse esprimere in questo momento, e quindi su questi due candidati noi abbiamo puntato, e quindi l'8 marzo chiameremo ad esprimere il consenso tutti i cittadini che vorranno scegliere questa coalizione, che saranno chiamati a scegliere democraticamente, perché lo abbiamo detto al momento della presentazione della coalizione Bene Comune per Futuro. Le primarie rappresentano un punto di forza e solo siamo convinti tuttora che sia un punto di forza per questa coalizione, perché il candidato sarà indicato democraticamente, non dai partiti che hanno solo indicato, segnalato le due risorse, ma sarà soprattutto scelto dai nostri concittadini. E questo è un esercizio di democrazia che di questi tempi non è poco. Quindi ci organizzeremo oggi in questo modo. Adesso darò la parola alla stampa, invitando la stampa a essere presente con un solo rappresentante per testata, quindi le domande le farà ciascun un solo rappresentante per testata, e poi daremo la parola al pubblico. Ci sarà un piccolo intervento di Francesco Tanzi che illustrerà il regolamento per lo svolgimento delle primarie, quindi qualche indicazione che sarà utile ai nostri elettori. In questi 50 giorni, che praticamente è il giorno in cui realmente andremo a votare, ovvero si dice il 17 maggio, però non è ancora ufficiale, qualche giorno fa si diceva addirittura di anticipare di una settimana. Per cui in questi giorni assistiamo a dei cantieri aperti solo ed esclusivamente per fare campagna elettorale. Noi siamo due cose completamente diverse tra noi e loro. Noi ci siamo messi insieme come coalizione esclusivamente perché condividiamo un'idea di città. Molti mi chiedevano in questi giorni: ma come avete fatto voi come coalizione, come partito di centrosinistra, a mettere insieme anche elementi che culturalmente non provengono dal centrosinistra? Bene, noi non ci siamo alzati la mattina e abbiamo detto ci mettiamo insieme. Noi abbiamo cominciato, la base comune è in dubbio. La base che ci ha messi insieme è che questo governo, questa amministrazione di Berna è un disastro. Bene, questa è la cosa che ci ha messo immediatamente insieme. Passiamo all'altra cosa, al secondo punto, molto più importante, perché il nostro modo di fare politica non deve essere soltanto quello di criticare questa amministrazione. Noi siamo quelli che dobbiamo proporre, noi siamo quelli che dobbiamo programmare, siamo quelli che dobbiamo pianificare. Bene, e qua nasce Bene Comune 2015. Noi, con le nostre forze, con le nostre risorse umane, con le nostre intelligenze, ci siamo messi attorno ad un tavolo e abbiamo condiviso un percorso, un progetto che naturalmente deve essere naturalmente condiviso. Io sono convinto di una cosa, l'ho sempre detto, l'ho scritto sui miei blog: da soli non siamo niente, da soli io non valgo niente. Invece insieme, con questo squadrone bellissimo che stamattina è qua partecipe e attivo, attento a sentire le nostre istanze, si vince e vinceremo, attenzione, perché la nostra è già una pianificazione ben fatta. Noi siamo riusciti anche a superare delle difficoltà perché ci crediamo, cioè non è che, voglio dire, le cose ce le inventiamo all'ultimo momento. Tra l'altro, così come diceva giustamente Gianni, il mio lavoro è quello proprio di progettista nella mia azienda, per cui lavoro da 25 anni, azienda Telecom. E noi non ci alziamo in azienda come nella vita, ma c'è una forma mentis mentale,
a programmare, noi siamo quelli che pianifichiamo e programmiamo. Noi quando abbiamo amministrato avevamo ben chiaro la nostra città, la nostra idea di città. Cioè noi quando pensavamo in giunta, in consiglio comunale, il lungomare che volevamo, i finanziamenti che abbiamo preso per non gravare sui bilanci comunali, quando abbiamo messo in atto una serie di situazioni, ragazzi, sono cose, non è stata anche la stessa Urban che è stata e continua ad essere criticata perché non hanno argomentazioni da toccare. Ma non è che la schedina che abbiamo vinto all'ultimo momento, siamo andati nel tabaccaio, abbiamo giocato la schedina. Sono cose che noi abbiamo voluto, noi sono cose che abbiamo pianificato, abbiamo presentato istanze e domande che alla fine ci hanno dato ragione. Con i bilanci comunali che ci ritroviamo, noi non riusciremo a fare niente. Abbiamo perso l'altra volta, abbiamo perso, abbiamo accettato, perché giustamente si deve pensare sia a volare alto, ma sia anche alle cose, diciamo, più sentite dalla gente, che noi non diciamo che sono effimere, anzi sono importantissimi, perché fanno la qualità della vita. Però dicevamo anche che non ci potevamo permettere assolutamente di perdere un euro di quel finanziamento. E noi siamo stati uno di quei pochi comuni a livello nazionale che non abbiamo perso un centesimo di euro, non un euro. Se oggi possiamo vantare di un sacco di ristrutturazioni e loro vanno a tagliare i nostri nastri senza invitarci, il Palazzo delle Culture, quello che sta dovendo, quella è una cosa nostra. Andate a leggere, non da adesso, andate a leggere già dai programmi di Enzo Cristino, poi di Nico Berlen, adesso nostro. Cioè questo è il nostro modo di fare. Noi siamo quelli che pianifichiamo e otteniamo il nostro risultato. Io avrei tantissimo da dire, però voglio dire soltanto due cose che ritengo siano molto molto importanti. Ma vi sembra normale svegliarsi gli ultimi momenti dopo 5 anni? E per esempio il 23 dicembre si decide di chiudere il passaggio a livello, ma vi sembra normale una cosa? L'antivigilia di Natale, dividendo il paese in due, e da ieri anche Caracappa, che stanno facendo dei lavori, hanno chiuso anche quella situazione e c'è una situazione di degrado e di traffico incontrollato nel nostro sistema. Ragazzi, io la cosa che ci tenevo a dirlo, noi ci siamo opposti a questa cosa ignobile, ci siamo opposti e naturalmente la cosa che vorrei lanciare quest'oggi, che nel momento in cui dovessimo, già adesso stiamo, a titolo del tutto gratuito, stiamo dando l'accordo, la convenzione fatta con le ferrovie, per farlo valutare dai nostri legali, perché non si può prima chiudere un passaggio a livello e dopo fare le infrastrutture. Noi e i nostri legali abbiamo dato mandato perché devono essere fatti prima i lavori alternativi alla chiusura del passaggio a livello. E dopo, nel momento in cui abbiamo le alternative, pensare di chiudere e quindi dividere il paese in due. Non è possibile questo. Dobbiamo stare a pregare il Signore che non deve piovere, che non ci devono essere calamità che ormai fanno parte del quotidiano, piogge torrenziali, perché abbiamo l'unico oggi passaggio che è quello del sottopassaggio, che dove è diventato ormai incontrollato e incontrollabile il traffico. Per cui questa è una cosa che ci tenevo veramente a dire, per cui abbiamo già dato mandato ai nostri legali di verificare quella convenzione là, perché non è assolutamente possibile. Dopo
Avrei tanto da dire, però mi permette intervenire anche il collega Giangrazio, che stimo, una persona che ci conosciamo da tempo, ci stimiamo, ci apprezziamo, per cui ribadisco che non ci sarà, sarà veramente una sana competizione, perché questa non ci deve lacerare, non ci deve lacerare. Noi, dopo questo momento e questa festa di democrazia che andremo a fare l'8 marzo facendo venire a votare tutti quanti, dopodiché, così come diceva Gianni, ci prepareremo a governare questo paese. E sappiamo benissimo che cosa ci stanno lasciando in questo momento questa giunta e questa amministrazione. In una situazione di predissesto, in una situazione drammatica di bilancio. Oggi noi siamo consapevoli che quando andremo a governare là sopra non sarà semplice, veramente ci metteremo una croce addosso, veramente siamo quelli che abbiamo valutato attentamente tutta la situazione, per cui voglio dire, con consapevolezza, con maturità, con senso di responsabilità, ci impegniamo a governare questo paese sicuramente per migliorarlo, per poterlo lasciare ai nostri figli, non così come lo stiamo, ce lo stanno lasciando, ma così per riprendere un percorso interrotto, perché è come se avessimo assistito a un momento, sapete quando uno sta vedendo un film che è talmente bello che dopo però all'improvviso l'immagine comincia a sfocarsi e non si vede più niente. Bene, questo è accaduto a noi, quando veramente tutto era perfettamente allineato, quando comunque le cose, perché alla fine uno se non segna non raccoglie, quando avevamo cominciato ad avere un'idea di città con i parcheggi, il park and ride, il trenino che portava gratuitamente le persone in centro, cioè noi tanto ci siamo messi insieme perché abbiamo consapevolezza di un'idea di città che vogliamo. Non ci siamo messi insieme perché ci stimiamo soltanto io, Giangrazio e tutti gli amici qua presenti. Per cui vi invito, ragazzi presenti, amici, amiche, compagni e compagni, l'8 marzo facciamola diventare una bella festa di democrazia, facciamola diventare un momento per far esprimere per la prima volta a Mola una cosa che non è mai accaduto, cioè il cittadino molese esprimerà con consapevolezza chi oggi deve prendere in mano la situazione del paese, chi deve essere il candidato sindaco che si deve andare a confrontare con quelli che oggi ci stanno lasciando in questa situazione il comune e il nostro paese. Per cui dipende da noi, il passaparola è una cosa che funziona, il passaparola dicendo in giro che noi siamo pronti, noi siamo quelli pronti a governare con questo paese con non soltanto una persona, ma con una squadra, con capacità, competenze, persone serie che non devono fare gli amministratori a livello a part time, che non abbandoneranno il comune per andare a fare dei corsi per aziendali dal lunedì al venerdì per 7-8 mesi, lasciando il comune allo sbando. Noi siamo quelli che nel momento in cui prenderemo in mano le redini della situazione, governeremo dalla mattina alla sera, governeremo full time, 24 ore su 24, non si può abbandonare un paese, noi ci crediamo. E vorremmo che da oggi sino all'8 marzo come primo appuntamento e poi il 17 maggio come secondo appuntamento ancora più importante, ci dobbiamo credere tutti quanti, ragazzi. Insieme vinciamo e vinciamo anche alla grande. Grazie. Grazie.